Amici e amiche di Player Inside, bentornati su questo canale. Era da tanto che non trattavamo gli easter egg su questo canale, vorremmo riprenderli con una certa regolarità, e quale miglior modo di ricominciare a farli se non con quelli di Far Cry 6. Esatto ragazzi, no spoiler, tranne per un paio che troverete alla fine, vi avviseremo prima, quindi cominciamo subito. Stiamo parlando della stessa software house di Assassin's Creed, quindi non possono mancare i riferimenti a questa saga amatissima. Come in Watch Dogs Legion, anche in Far Cry 6 è possibile eseguire il famoso salto della fede. In questo punto della mappa c'è una torre su cui è possibile salire per poi saltare giù così. Esatto, la paglia in questo caso non serve a nulla. Ubisoft troll numero uno. Ovviamente non mancano i riferimenti ai precedenti Far Cry. Si trova ad esempio una rivista con un'intervista a Pagan Min, il villain di Far Cry 4. Ed è bellissimo anche poter rivedere Boomer, il cagnolone di Far Cry 5, che qui ritorna identico con il nome di Boom Boom ed è uno degli amigos del gioco. Tra l'altro, da una nota apprendiamo che il cane è stato spedito a Yara da un certo Herc, che noi ricordiamo molto bene da Far Cry 5. Poi, beh, con il Season Pass è possibile indossare l'outfit di Far Cry Blood Dragon, così come ho fatto io in questa sessione, ma anche altro equipaggiamento a tema è l'amigo K9000 con un QR code appeso al collo che riporta al sito di Bobby Pills, lo studio che si sta occupando della serie animata di Blood Dragon per Netflix. Durante la caccia al tesoro, scorta di denaro, che si può trovare in questo punto della mappa, dovete accedere al Bunker 2. Qui dentro si trova una lista di oggetti antichi che sono sicuramente dei riferimenti noti. Un'antica lancia rotta ma riparata più volte, ovvero quella di Assassin's Creed Odyssey, un coltello di origini cinesi con un drago argentato, da Far Cry 3, un'urna, probabilmente da Far Cry 4, e un paio di antiche lame celate, ovviamente da Assassin's Creed. In un'altra nota si legge anche un riferimento a Starlink, un titolo secondario a tema spaziale sempre di Ubisoft. Il fucile Sobek poi è anche un riferimento ad Assassin's Creed Origins. In generale, il gioco nasconde come premio per attività secondarie diversi oggetti che si riferiscono ad altre opere di Ubisoft, da Assassin's Creed appunto a Beyond Good and Evil. Rimanendo a tema videogiochi, che cosa vi ricorda questa skin per la pistola? Beh, la radica e i colori sono inconfondibili, si riferisce all'Atari 2006 e la descrizione della skin sembra confermarlo. Una delle possibili decorazioni del fucile è un omaggio ad uno dei nostri registi preferiti, Stanley Kubrick. Il gingillo si chiama Full Metal Jacket e la sua descrizione è proprio un riferimento al famosissimo film del 1987. What is your major malfunction, numbnuts? Terrificante la traduzione in italiano, incamiciati, che devasta il significato dell'easter egg. Ficca dentro quella zucca marcia che non funziona mai! Welcome to Mesozoic Park. Il Mesozoic Park, visitabile durante l'operazione speciale Mesozoico, è certamente tutto un riferimento al film Jurassic Park. Sempre a tema film classici, stavolta della Lucas, la caccia al tesoro a casa Dario potrebbe sembrare tutto un easter egg dedicato a Indiana Jones, che permette anche di sbloccare il cappello del famosissimo avventuriero. In realtà è più probabile che il Dr. Halfmane, di cui dobbiamo seguire le tracce, si riferisca al personaggio di Alan Quatermain, altro avventuriero fittizio protagonista del romanzo ottocentesco Le miniere di Re Salomone e protagonista anche di diversi film. E adesso ragazzi, attenzione spoiler, perché parliamo di due finali segreti, quindi se non volete proprio spoilerarvi nulla, finiamola qui, altrimenti andiamo avanti. Ok, ci siamo. Cominciamo con il classico finale di Far Cry, quello che vi permette di finire il gioco subito, cioè sì, senza giocarvelo tutto. Il classico finiscilo in 10 minuti, che c'era anche nei precedenti Far Cry, almeno da Far Cry 3 in poi. Esatto, però qui non si finisce in 10 minuti, sempre bisogna fare un paio di ore di gioco prima di arrivare a questo punto. Una volta arrivati a libertà con Clara e Juan sulla barca, Clara vi dà la possibilità di andarvene via. Voi potete prendere la barca e andarvene, ovviamente è una provocazione. In realtà provate a farlo, se lo farete vi allontanerete con la barca, ecco come andrà a finire. Disculpami Clara, not my fight. Despite the tragedy, the company promises that its secretive new resort park will soon be open to the public.
In other news, war has ended in Yara. President Anton Castillo announced that Clara Garcia, the leader of the terrorist group Libertad, was killed by his special forces. And as the pandemic tightens its grip on the globe, the federal government may impose another nationwide lockdown. But first, how about something a little more upbeat? Oh signori, non è che però poi potete vantarvi con gli amici, l'ho finito. Vabbè, dai, ragazzi, oppure magari fate la recensione dopo averlo finito così, questo no. non va bene. In un altro finale segreto, però stavolta davvero dopo aver completato l'intero gioco, potete sentire una voce abbastanza familiare. Wow, that is crazy. A tragedy. Well, you know, some people are just sick in the mind, hermano. They're out of control. Same time next week. Oh, you can bet your life on it. Probabilmente ce ne saranno altri, ragazzi, ma qui non è finita, perché potremmo fare altre puntate, potremmo mostrarveli, che ne so, in quelli più spaventosi, perché ce ne sono anche gli spaventosi, insomma. Quelli ragazzi, sotto Halloween. Rimanete sintonizzati qui su Player Inside 2, magari iscrivetevi al canale, sarebbe una fantastica cosa, e lasciate un like al video se vi è piaciuto. Noi vi ringraziamo, ci vediamo alla prossima. Ciao.